Ciao! Allora, notate qualcosa di diverso nello sfondo? Unicorni colorati e oggi vi mostro come li ho fatti. Li vado a prendere intanto che ve li mostro. Allora, eccoli qua, tutti i miei ragazzi. Tanti piccoli unicorni. Allora, questi piccoli unicorni li avevo presi su Wish. Era un set. Ma erano tutti bianchi e non mi piacevano. In alcuni video avete visto una fila di unicorni dietro, di cosi bianchi dietro, però sinceramente non mi piacevano, non mi esaltavano. E allora cosa ho detto? Proviamo a colorarli. Come ho fatto a colorarli? Perché io non butto già niente con gli smalti vecchi. Comunque vi ho fatto le clip per ogni unicorno che ho colorato e se vi piace questa tipologia di video dove vi faccio vedere anche un po' di fai da te, piccole idee che posso avere, mi fa piacere condividerle con voi. Allora, prima cosa ho preso degli smalti per unghie, quelli ho guardato un po' i colori che non fossero troppo scuri e poi dopo, soprattutto quelli che ad esempio stavo finendo, che quindi magari erano un po' pastosi per le unghie, non andavano bene oppure che non piacevano, o quelli vecchi. Ma se non ne avete di vecchi, tranquillamente prendeteli quelli al mercato, dai cinesi o quelli comunque che costano un euro e qualcosa, così non buttate via del prodotto, cioè non usate quelli di supermarca ovviamente per fare queste cose. E poi ho usato tanti glitter. Io ho usato i glitter e direi che si vede, però se non li volete non c'è problema. Per velocizzare un attimo il fatto dell'asciugatura, perché ovviamente sono smalti, io ho usato un fissatore per smalto in spray, ma comunque sia potete tranquillamente lasciarli all'aria, è uno smalto quindi si asciuga velocemente. Allora, ve l'ho fatto vedere, comunque essendo in plastica, li ho limati con la lima per unghie prima per farli diventare un pochino porosi, ovviamente una cosa leggera. Poi ho applicato lo smalto, ad esempio questo è uno. Ho applicato lo smalto, l'ho colorato bene a modo, l'ho pitturato, l'ho lasciato asciugare, intanto ne avevo 10 da fare, quindi mentre asciugava uno, gli altri coloravo gli altri e poi ci ho applicato sopra i glitter. Il corno era l'unica cosa che era già colorata e l'ho lasciata così. Gli ho solo messo qualche glitterino anche lì perché i glitter non sono mai troppi. E mi sembrano più carini, c'è cioè questo che è fucsia. Se no c'è questo che è un tentativo, è un però non mi piace tantissimo. È un perlatino, se no questo. Guardate questo che bello. Forse dovrei attaccare la luce per farvelo vedere meglio. È un giallo alla fine con tanti glitter. Poi abbiamo il viola con i glitter, ovviamente, tutti con i glitter. Verde. Ho detto che i glitter non sono mai abbastanza. Comunque, vi ho fatto vedere tutte le clip. Non solo ogni tanto come li coloravo, che vi ho fatto vedere anche che smalti utilizzavo. Perché alcuni pastelli erano molto carini. Ad esempio, questo è un arancione. È bello, è carino. E quindi ve li ho fatti vedere. Poi vi ho fatto vedere ogni passaggio. Però, per non fare un video super, super lungo, ho fatto tante piccole clip che poi monterò e quindi il montaggio diventerà molto lungo. Questo sicuramente. Comunque, affari miei. Poi c'è questo, vi ho detto arancione, azzurro. Poi abbiamo un rosso fucsia, un altro viola. È un fucsia viola, un magenta e un arancione. Ah no, sono diversi, un arancione diverso. Ecco, vedete che
era una cosa semplicissima da fare. Dato che avevano il buchino anche per metterci le lucine, questo buco penso che la gomma. Aspettate che provo a fare in uno. Allora, così è quella gomma. Vediamo se riesco a toglierla a mano. Sì, ecco. Si vede anche molto meno. Potrei colorare la parte sopra. Coloro il bordo e non si vede più niente. E togliamo questo qua perché le lucine sono stupide. Sono quelle tipiche lucine di natalizie, però mi mandano in botta la telecamera. Quindi la telecamera vede le luci riflesse e me la manda in botta. Quindi sono stupide e non mi piacciono. E poi una volta colorati, cioè le luci sono nate male perché metti la lucina dentro. Le ho tolte tutte, ovviamente, le lucine. Da quando erano bianchi non si vedeva niente, adesso che sono colorati un po' di colore lo hanno, però non mi piace, quindi le lucine le userò per un'altra cosa che magari vi faccio vedere. Questo era un piccolo do it yourself, un piccolo fai da te con materiali di recupero alla fine, perché gli smalti sono di recupero e gli unicorni, mi sta cadendo? E gli unicorni sono di recupero perché se no non sapevo come usarli bene, bianchi non mi piacevano proprio. E quindi fatemi sapere se per caso vi è piaciuto questo video e spero che adesso non lo so ancora perché devo ancora montarlo, spero che il montaggio non sia troppo lungo. Comunque sia, ed se volete vedere altri video di questa tipologia quando faccio alcune cosine, magari faccio le clip a parte, le registro a parte perché non ho sempre tempo di registrare o avere le mani libere mentre faccio le cose, comunque ho parlato fin troppo. Se vi è piaciuta questa piccola idea e me la promuovete con gli smalti tranquillamente, ovviamente che siano low cost. Ah, se dovete colorare tutte queste cose o tante altre cose, cercate di farlo o all'esterno o davanti a una finestra o in terrazzo, non fatelo al chiuso perché se no respirate tanto di quello smalto dà paura. Quindi io ad esempio l'ho fatto in cortile ed è così prendevo aria, comunque sia. Ovvio, non è stata a lavorare su tutte queste cose in casa, perché ovviamente se no davvero respirate tantissimo smalto e non fa certo bene. Comunque, se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e anche i video di questa tipologia. Alla prossima, ciao!